Io ho visto molto sinceramente un gruppo di ragazzi che i primi 6 minuti hanno creato 3 palle gol, perché al primo tiro in porta sono andati sotto e hanno sbandato un pochino perché noi abbiamo una mentalità che ci porta a provare di vincere, a provare a vincere la partita subito. E non siamo capaci di capire che le partite durano 90 minuti, che ci sono un sacco di episodi, un sacco di momenti, e le partite sono fatte di tanti momenti, uno diverso dall'altro, e che dopo aver preso gol bisogna avere calma, fermezza e continuare a fare quello che abbiamo fatto prima di prendere gol, che secondo me la squadra è partita benissimo. Poi recuperiamo la partita, ve la racconto in sintesi, recuperiamo la partita. E con lo stesso modo di pensare, nel giro di 3-4 minuti, ora non mi ricordo, riusciamo a prendere il 2-1. Poi, con le nostre caratteristiche, che sono quelle che ci hanno portati ad essere secondi in classifica in questo momento, e cioè di giocare la palla, di muovere la palla, di fare magari un passaggio in più, riusciamo a passare, penso, tutto il secondo tempo nella metà campo del Pontedera e passare, penso, metà del secondo tempo dentro l'area del Pontedera. E riusciamo a fare gol dopo il 90° del 2-2. E con le nostre stesse caratteristiche riusciamo a prendere il gol del 3-2 al 95°, 4°, quello che è stato. Quindi io penso che questa è una squadra che sta facendo un lavoro, che sta facendo un percorso, che si è guadagnata una posizione in classifica invidiabile e che non ha mai vinto una partita senza meritarla. E penso che è una squadra che in questo momento probabilmente ha dei difetti sui quali dobbiamo lavorare, sui quali dobbiamo provare a crescere, perché non dobbiamo accontentarci di quello che stiamo facendo, anche se secondo me è un buon lavoro, ma dobbiamo cercare di crescere, di migliorare dove siamo deficitari. Abbiamo preso gol con Livorno in questo modo, abbiamo preso 2 gol stasera in questo modo, questo è un difetto che ci abbiamo, che probabilmente è più nella testa che non nelle gambe, e dobbiamo lavorarci perché noi abbiamo fatto 10 partite senza perdere e ora non riusciamo a farne. In questo momento abbiamo vinto a Pistoia sempre con le nostre caratteristiche, secondo me meritando la vittoria, e oggi abbiamo perso una partita che secondo me è anche difficile da raccontare. Si potrebbero dire cose che abbiamo detto le scorse settimane, ma io sono uno che si prende sempre responsabilità, nel senso che dobbiamo fare di più, nel senso che non possiamo perdere una partita del genere. Mentre con il Monza diciamo che sono stati bravi loro forse a crearsi presupposti per fare qualche gol, oggi secondo me noi siamo stati, abbiamo concesso 4 palle gol e 3 volte ci hanno fatto gol, quindi c'è sicuramente qualcosa da migliorare. In questo momento forse non siamo pronti ancora per provare ad alzare l'asticella e provare a puntare a qualcosa di importante. Intanto si ha l'impressione che questa squadra vada a volerla vincere, vada avanti e poi magari non sia pronta anche tatticamente a riprendere la posizione quando arrivano in attacco gli altri. Ah, guardi, oggi se ripenso ai 3 gol, penso che noi eravamo almeno 4-1 in più degli altri. Ripenso al primo, vabbè, tiro fuori aria, ci sta. Ripenso al secondo, rimpallo, ma eravamo tutti in aria. Ripeto al terzo, noi eravamo in 6 e in 7 dietro linea palla e loro erano in 3 e hanno fatto gol. Quindi per quello c'è da migliorare, da migliorare tanto, perché come vediamo noi costruiamo tanto e magari non sempre riusciamo a concretizzare quello che creiamo e dobbiamo essere tutti più bravi a far sì che loro non ci facciano gol, e non è una, cioè non è una questione di difesa o di centrocampo, è una questione di squadra totale, nel senso che magari dobbiamo essere più bravi anche noi davanti a accorciare dietro e a non concedere neanche situazioni dove magari ci possono far gol, perché in questo momento appena entrano in aria ci fanno gol. Siamo entrambe, secondo me abbiamo fatto una buona prestazione perché comunque siamo riusciti a fare 2 gol con una squadra che si chiudeva dietro, ci lasciava pochi spazi, però d'altra parte non possiamo prenderne 3 in casa perché facciamo errori che non possiamo commettere, perché in questo momento qualsiasi errore facciamo l'altra squadra che viene da noi ci fa gol. Sotto questo aspetto sicuramente dobbiamo fare di più. Tolto il primo gol, che è una situazione che sicuramente può capitare, perché Pasquale ha fatto grandi parate, è stato importante per noi, però
può succedere una volta che si prende gol dalla distanza in questo modo, però gli altri due sono gol evitabili. La squadra secondo te pecca di voglia di strafare in certi momenti? Secondo me no, perché comunque noi facciamo quello che ci chiede il mister e secondo me lo facciamo bene. Proviamo a fare gol, proviamo a vincere in casa e se ci pensiamo comunque non abbiamo preso gol oggi su ripartenze oppure situazioni in cui eravamo messi male, quindi eravamo troppo alti. Abbiamo preso gol sempre a difesa schierata. Sì, ma hai la sensazione che noi si concluda meno di quanto si costruisce? Cioè dire, noi si coinvolge tutti, cioè, si, e poi cioè, arrivi in fondo, per esempio a Pistoia vince il primo tempo 1-0, è una cosa quasi incredibile, voglio dire, perché ha visto quel primo tempo. Forse ci manca anche quella. Sì, forse in fase conclusiva comunque dobbiamo fare tra le cose cui dobbiamo fare meglio, perché comunque siamo una squadra che crea tanto, arriva tante volte dentro l'area e facciamo pochi gol. Però quello viene dai periodi, altri periodi abbiamo fatto 3 gol in trasferta, 2 gol in trasferta, comunque non siamo una squadra che fa pochi gol, però forse per quello che creiamo dobbiamo fare di più.